qui a Milano con Giulio Meozzi, agente tra gli altri di Puggioni, il portiere attualmente alla Sampdoria. Quali sono le ultime novità su di lui? Ma c'è stato questo interesse del Bar del Benevento, ma bisogna parlare sia col Benevento di nuovo, ma soprattutto con la Sampdoria, perché comunque è un tesserato della Sampdoria, è un giocatore importante per il club, sono in un'ottima posizione di classifica, quindi prima bisogna parlare con i club. Poi vediamo come andrà a finire. Chiaro che Benevento sta cercando il portiere, potrebbe essere da qui alla fine della stagione il titolare, insomma, su questo mi sembra che ci possano essere pochi dubbi. Ma sì, quello hanno fatto comunque sia un'offerta molto importante al ragazzo, è un contratto di più anni, quindi da un lato c'è soddisfazione e grande volontà di poter accettare il contratto, ma essendo tesserato della Sampdoria bisogna parlare prima con il club. Per quanto riguarda le altre operazioni in generale di questo mercato, è stato un mercato deludente a tuo parere? Ma no, rispecchia un po' sempre i mercati di gennaio, sono mercati complicati, sono mercati dove certi giocatori sono un po' tagliati fuori perché poche società vanno a prendere brasiliani e argentini, perché giustamente mancando pochi mesi prima che si ambientino, imparino la lingua, ci vuole almeno un paio di mesi e ne rimane altri tre per la fine del campionato, quindi si muovono quasi sempre giocatori che sono già militati in Italia o comunque in Europa e sono operazioni un pochino più complicate, meno spostamenti perché ci sono anche poi chi non ha il posto dell'extracomunitario eccetera, e diciamo che per ora ha rispecchiato quello che mi immaginavo, ecco. Tra i giocatori meno noti ai più che sono arrivati in questo mercato di gennaio ce n'è uno che ti piace particolarmente? Sta arrivando, ancora non è arrivato. Aspetta, domani, richiedimelo domani e ti dico che è arrivato un giocatore fortissimo in Italia. In Serie A, naturalmente? No, è di prospettiva perché ho 99 ma è fortissimo e lo prende una squadra in Serie B che probabilmente il prossimo anno sarà in Serie A. Quindi insomma ci hai fatto capire, anche se non ci vuoi far capire fino in fondo di chi si tratta o di quale squadra si tratta. Certo, no, non lo posso dire perché è veramente delicata l'operazione, ma è un giocatore che gioca in una squadra molto importante. È un 99 che ha già un valore di 5 milioni ed è, per me sarà il colpo più importante a livello di prospettiva che arriva in Italia in questo mercato. Sudamericano? No. No, è sudamericano. E invece tra le operazioni che sono state impostate adesso per giugno, che cosa ti senti di dire? Visto che comunque insomma, conosci il mercato a fondo. No, ci sono delle operazioni interessanti, delle società che stanno parlando già per giocatori molto importanti, giovani, perché vedo che il mercato si sta spostando anche di squadre di Serie A su profili 98, 97, 99 e ci sono dei profili interessanti, un paio di terzini che ne sto anch'io personalmente parlando, anche uno col Torino, è un giocatore che probabilmente se riusciamo sarà un'operazione per giugno.